Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Cos'è la Quaresima? 40 giorni per fare un check-up alla nostra coscienza, anzi alla nostra persona, che non comincia dalla punta dei capelli o dalle unghie dei piedi, ma appunto dalla coscienza. Tutto il resto diventerà cenere un giorno o l'altro, ci è stato ricordato qualche giorno fa, ma la coscienza, l'anima, la nostra persona, no. O sceglie di rovinarsi per sempre, oppure di realizzarsi per sempre. Come si farà il check-up della coscienza? Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Comincia così il brano evangelico di questa domenica. Si direbbe che anche Gesù ha dovuto fare il suo check-up. Nel deserto, appunto. Doveva provare a se stesso che era capace di restare fedele a Dio e alla sua missione ad ogni costo. E in questa verifica ha avuto un ruolo importante uno strano personaggio, il diavolo. Diabolos è un nome che vuol dire divisore. Si diverte a dividere, a separare. Con Gesù le ha provate tutte, lo ha suggestionato con l'idea del pane in abbondanza, con quella del successo a buon mercato, alla fine ha tentato con il miraggio del potere. Non ci è riuscito. Come avrà fatto Gesù, indebolito dal digiuno, infiacchito da quella solitudine, a mandare al diavolo il diavolo? La risposta ce la dà il Vangelo. Gesù risponde alle suggestioni del diavolo con la parola di Dio. È l'unica arma affidabile per rintuzzare ogni suggestione. Chiediamoci allora, ci fidiamo noi della parola di Dio, del Vangelo, o facciamo finta di fidarci? Se ci fidiamo per davvero, non dovrebbe passare neanche un giorno della Quaresima senza che l'ascoltiamo o la leggiamo, e soprattutto senza che ce la portiamo nel cuore. Vi sembra un paradosso? No, non lo è. Infatti ragioniamo un po'. Perché mai un giorno siamo tutti presi dall'apprensione per un problema da risolvere, e un altro giorno invece ci arroventiamo il cervello per una preoccupazione o per uno torto ricevuto, un altro ancora è l'affanno che ci prende per le tante cose da fare, o lo stress che ci getta nella noia, nel pessimismo. Ma è vivere questo. Sì, vivere da vittime, ma non certo da soggetti responsabili. Come stupirsi allora di fronte alla proposta di fare un serio check-up alla nostra coscienza? Cerchiamo la parola di Dio ogni giorno e portiamocela nel cuore. La vita potrà cambiare in meglio. Primavera, Pasqua, queste parole sono sinonimo di novità. Ma che novità ci potrà mai essere se non a partire dall'intimo di noi stessi? Le parole degli uomini ascoltiamole pure, ma non dimentichiamo che solo la parola di Dio può creare novità. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.